Monsignore, fra la Chiesa e l'educazione dei giovani ci sono tantissimi punti di contatto, di influenza. In che direzione oggi la Chiesa deve incanalare questa educazione, i valori, le tendenze dei bambini in particolare, quindi dei più piccoli? Cioè, la direzione è quella di puntare ad una formazione integrale della persona, che miri non solo alla formazione intellettuale, dottrinale delle persone, ma anche alla formazione umana dei giovani, quindi aiutare i giovani a capire il senso e il valore della loro vita e soprattutto a sapere stabilire rapporti, relazioni belle con i propri coetanei e col mondo della realtà che li circonda. Ecco, nello specifico riguardo all'interazione e alle relazioni sociali, come deve porsi il mondo laico e religioso in questo senso? Ma io penso uno dei temi importanti oggi sia quello di educarsi ad accogliere l'altro nella sua diversità, perché è molto difficile nella relazione accogliere l'altro per quello che è. Molte volte si cerca l'altro e lo si finalizza un po' ai propri gusti e ai propri interessi, quindi accogliere l'altro nella sua diversità credo sia il grande valore verso il quale dobbiamo orientarci. Grazie Monsignore. Buonasera.